Buonasera a tutti. Come avete visto, fuori c'è uno spazio bellissimo che a volte abbiamo utilizzato, ma il tempo oggi non ci ha consentito di prenderlo. Devo dire che siamo, anche con Giuseppe se ne parlava, molto compiaciuti di avere un pubblico così numeroso, nonostante le avversità e anche una certa difficoltà di poter arrivare qui. E come sapete, o se non lo sapete lo rievoco, noi abbiamo fatto l'anno scorso 4 webinar insieme al Censis cercando di analizzare alcuni capitoli della relazione sullo stato della situazione sociale del paese del 2020. E in quell'occasione strappammo aderita una promessa di parlarci un po' in anticipo almeno di qualche brano di quella che sarà la relazione sulla situazione sociale del paese del 2021. Come è noto, il Censis la pubblica a fine anno, ma credo che qualche anticipazione Giuseppe De Rita ce la vorrà fare oggi. Vi ricordate il titolo della relazione 2020? La ruota quadrata che non gira, e cioè quelle lacune strutturali della situazione economica, sociale e produttiva italiana che ci hanno fatto entrare all'interno della pandemia già in una situazione, diciamo, di differenziale negativo rispetto ad altri paesi con cui possiamo confrontarci. Alcuni dati ci avevano giustamente scandalizzato, pensiamo a quelli sul tasso di istruzione e quelli dell'educazione universitaria, tutte cose che noi ci riempiamo la bocca, che bisogna concorrere sulla preparazione, l'innovazione, eccetera, eccetera, poi si va a guardare le cifre, purtroppo non ci siamo. Ora però questa relazione sarà evidentemente molto diversa perché abbiamo di fronte, e l'abbiamo messo nel titolo, anche il piano nazionale di recupero di resilienza per il Next Generation EU. E quindi, diciamo, l'afflusso di fondi, per la maggior parte in prestito, ma per una parte consistente anche in dono, per la ripresa e la resilienza dell'economia italiana. Ecco allora che nel titolo di oggi abbiamo voluto mettere l'Italia del PNRR fra meccanismi spontanei, cioè quello che la società e l'imprenditorialità produrrà spontaneamente, e piani, laddove ci sono questi piani, e piani di sviluppo. Questa dialettica, diciamo così, è fra l'elemento spontaneistico e l'iniziativa del governo. Oggi si svolge la cabina di regia del PNRR, anche perché le voci che ciascuno di noi ha captato, almeno quelle che ho captato io, è che c'è una forte preoccupazione sulla capacità di sapere spendere davvero tutto quello che arriva, in particolare per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno. E quindi mi auguro e spero che in questa cabina di regia di oggi il governo prenda un po' in mano, perché prima di smetterla volevo notare come c'è un'attivissima presenza di personaggi politici sulle televisioni, i talk show, eccetera, ma pochissimo sul PNRR. Sapete tutti quali sono gli argomenti preferiti, se dobbiamo mostrare il Green Pass o no, se ci vuole la vaccinazione obbligatoria per certe categorie o no. Su questo diciamo, il dibattito è scatenato, è anche un po' sorprendente, perché insomma, quando eravamo bambini, ragazzi, si andava a scuola, vi ricordate, e si portava il certificato di vaccinazione e non c'era una particolare sollevazione, mi sembra, in cui non c'era, quindi veramente fa senso, ecco. Ma invece il dibattito su quella che può essere veramente la grande occasione di trasformazione dell'economia italiana mi sembra molto latinante. Allora oggi abbiamo qui ospite De Rita, e prima di De Rita però volevamo chiedere a un giovane, almeno rispetto a me giovane, poi non so, tutto è relativo, a un giovane, meglio, a un giovane ricercatore dell'Università di Pisa, che molti di voi ormai già conoscono, Emanuele Vannucci, di dirci qualche cosa, poi daremo la parola a diritta, poi in arrivo Monica Pratesi, la quale mi ha mandato un messaggino: sono in via Baracca, io stavo per dirle auguri, ma insomma, vedremo a un certo punto arriverà. Prego Emanuele. La ringrazio Baldo e la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli per questo, cioè per avermi compreso nel panel dei relatori. Eccola Monica. Buonasera.
E anche ricordo, come ha già fatto il presidente Spini, che abbiamo fatto come Fondazione Fratelli Rosselli, abbiamo pubblicato l'ultimo quaderno Circolo Fratelli Rosselli del 2021, proprio relativo a quelli che sono stati 4 seminari sviluppati in collaborazione col Censis su tutta la situazione economica italiana a inizio dell'anno. Ovviamente, come Fondazione Rosselli, il tema economico è già è una, sotto la lente di ingrandimento già in questi ultimi anni. Alcune ricerche ho partecipato anch'io. Cominciamo nel 2019 con il tema del reddito di cittadinanza, che era uno strumento che stava nascendo in quel periodo. Poi ci siamo interrogati come il reddito di cittadinanza si interfacciava con la tenuta dei conti dello Stato, quindi un convegno organizzato all'inizio 2020 a Lucca su proprio il tema anche delle misure di sostegno alla povertà e sostenibilità della spesa pubblica. E poi via via nel corso della pandemia ci siamo fatti, come dire, portare dagli eventi, quindi le domande su quelli che potevano essere gli strumenti per poter far fronte a questa emergenza di tutti i tipi, da quella sanitaria a quella sociale a quella economica. E poi in ultimo e più recente questo dibattito, questo incontro su questo piano di resilienza. In alcuni casi confesso che alcuni dei passaggi che abbiamo visto, per esempio la decisione di una politica finanziaria a livello europeo molto di supporto, che è stata subito dichiarata in fase appena scoppiata la pandemia, che ci sarebbe stato questo contributo europeo, cosa che non era scontata, perché c'erano delle forme prima di acquisto di titoli statali dal whatever it takes di Mario Draghi, però l'intervento che l'Europa ha promesso e che via via sta accennando a fare è sicuramente una cosa sorprendente. E comunque sia, tutte le considerazioni che abbiamo fatto sulla tenuta dei conti pubblici italiani pre-pandemia evidentemente sono stati da rivedere e da rianalizzare nella luce che il PIL italiano ha perso più dell'8% l'anno scorso e ci sono state, insomma, notevoli, e ci sono tuttora, insomma, notevoli problematiche anche, per esempio, in termini anche di situazione in ambito lavorativo e quant'altro. Quindi non ci dimentichiamo, insomma, quelli che sono stati i passaggi precedenti di analisi e di indagine e diciamo tutto quello a cui si è arrivati in termini di riflessione sulla situazione economica italiana. Ora c'è questo PNRR, sottolineo un po' di dati: sono circa 220 miliardi, un po' in prestito, un po' da restituire. Il debito italiano è salito dal 130% al 160%, quindi a un certo punto questi interessi, pochi o tanti che siano, c'è da mettere in conto di ripagarli. Una cosa bisogna stare attenti: il termine investimento, che sottintende un po' questo piano di recovery e resilienza, perché non ci dimentichiamo che la spesa pubblica italiana è nell'ordine dei 700-800 miliardi là, ok? Circa il 50% del PIL. Quindi i 200 miliardi, se si immaginasse di destinarli a una sorta di allargamento del mille proroghe, quindi cioè laddove il mille proroghe deve fare delle scelte tra alcune cose a fine anno, questa volta abbiamo questi miliardi in più da poter destinare, ebbene, insomma, ecco, teniamo presente che questi 200 miliardi c'è da farli fruttare perché? Perché come il ciclo finanziario si completa con questi prestiti, con aumento dell'indebitamento e poi pagamento di interessi, quindi c'è bisogno di entrate statali nella fase successiva, oltre a fare ripartire l'economia, ma tutta la parte di fiscalità, tutta la parte di valore aggiunto, di IVA, eccetera, dovrà poi ripartire per far fronte a tutto quello che ci aspetta. E quindi ecco uno dei punti fondamentali. Poi arriverò, forse questo sarebbe successivo, ma lo voglio dare qua: monitoraggio dell'efficacia degli investimenti. Non ci possiamo permettere di non avere contezza
consapevolezza di quello che investire in certi settori, in certi capitoli di spesa, riporta poi ovviamente non nel breve periodo. Ci saranno degli effetti anche nel breve, nel medio periodo, ma questa situazione così straordinaria da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, ci deve necessariamente portare ad ampliare l'orizzonte rispetto a quanto la politica in Italia, ma non solo, ha fatto negli ultimi decenni. Non ci possiamo più permettere di avere una visione a corto raggio, a orizzonte breve. Ci vuole una cabina di regia, appunto, che parta e che sia in grado poi di lavorare in continuità nel tempo, avere un'ottica di lungo periodo per fare una rendicontazione di quello che queste cose portano. Due tematiche importanti per dare l'idea di come si colloca questo grado di resilienza, due, forse tre, ne metto tre, quelle che mi sembrano le più stridenti, quelle da affrontare con anche maggior vigore, a parte poi tutte le modalità che sono la digitalizzazione, tutte le riforme eccetera, ma proprio da un punto di vista sociologico e forse anche antropologico, perché quando si parla di demografia si va anche su un aspetto antropologico oltre che sociologico. E allora sono le generazioni estreme della popolazione, figli pochi, la piramide della popolazione italiana vede un grande numero di persone date da quella definizione, insomma, non più giovani, declinatela come volete, e c'è sicuramente bisogno di affrontare questa tematica in modo organico, pensare a tenere insieme una parte della popolazione che non potrà usufruire del welfare familiare che si è vissuto negli anni precedenti. Ci vorrà una modalità di bisognerà trovare delle modalità da organizzare appunto per questa parte importante della popolazione. Poi abbiamo detto pochi figli, piramide demografica complicata, fuga, non c'è questo termine fuga di cervelli all'estero, comunque opportunità di lavoro all'estero. Vedo anche facendo un giro anche all'interno della mia famiglia, sorella, nipote di mia moglie, eccetera, persone che lavorano all'estero, eppure sono formate, completamente formate, eccetera. Quindi sia la scarsità in termini anche poi i figli poi portano comunque anche a energia da un punto di vista di spesa, di esigenze, eccetera. Pensate che una manovra recente in Cina fa sì che lo Stato, appena nasce un figlio, destini l'equivalente di 100.000 euro a quella famiglia, in modo tale che da 0 a 18 anni il governo cinese sa che deve spendere quei soldi per quel figlio. Ed è ripartita ormai la possibilità di avere due e anche tre figli in Cina. Quindi il tema della denatalità, il tema della scarsità della popolazione giovane è un tema su cui bisognerà affrontare. E qui poi vado nel mezzo, okay? Nel mezzo c'è il motivo per cui c'è questa scarsità demografica. Probabilmente anche qui si potrebbe aprire parentesi le più ampie, ma il tema della condizione del lavoro femminile, condizione della donna all'interno della società, quindi quanto è problematica la condizione femminile, la condizione del lavoro femminile in Italia, quanto questo comporta problematiche poi nella decisione di ampliare la famiglia, eccetera. Non voglio lasciare sola la donna, perché ovviamente sono decisioni che vengono prese da persone, da coppie di persone, quindi ci mancherebbe altro, cioè la decisione è in testa a tutte e due i genitori e ci mancherebbe altro, però è innegabile che il tema della condizione lavorativa femminile sia una tematica che è da affrontare. Non a caso una delle manovre del PNRR Draghi aveva dichiarato destinato 27 miliardi per far fronte a questa cosa, ma lì il problema è che deve essere cambiata un atteggiamento del mondo del lavoro da qui in avanti, cioè non basta un rimedio per un periodo temporaneo e poi tutto torna nella situazione esistente. Deve essere fatto un cambio di paradigma e ci deve essere appunto questa
questo ripristino delle, o comunque sia questa messa in condizione delle donne di affrontare una maternità con tutte le garanzie del caso. Finisco perché poi voglio lasciare la parola a relatori che sicuramente sapranno essere interessanti più di me, ma il tema gestione di questo PNRR, intanto capitoli di spesa, c'è stato un gran dibattito per spostare qualche miliardo dalla digitalizzazione al sistema giuridico, alla sanità eccetera, ma quando io parlo di digitalizzazione evidentemente una telemedicina oppure l'informatizzazione di tutte quelle che sono le procedure del sistema giudiziario, la digitalizzazione della scuola, dove vanno questi capitoli? Vanno nell'istruzione, vanno nella medicina, vanno nel sistema giuridico. Quindi io dico, più che una distinzione netta tra questi capitoli di spesa, deve essere senz'altro qualcosa di sinergico. È evidente che la digitalizzazione poi andrà a impattare anche tante altre cose. E quanto la revisione del sistema giuridico, la riforma del sistema giuridico deve anche facilitare, dare degli strumenti per gestire a livello informatico procedure, bandi, gare, assegnazioni. Quindi è un intreccio che più che essere un solco tra diversi capitoli di spesa, mi sembra che sia un solco tra centri di spesa. E allora questi centri di spesa, a livello dal punto di vista formale, devono anche decidere, ci deve essere davvero questa cabina di regia che funziona, perché sono quotidiani le grida di allarme di una difficoltà di coordinamento, di sovrapposizione di ruolo dal Ministero dell'Economia a un commissario ad hoc che gestisca il tema della digitalizzazione, il Ministero dello Sviluppo Economico. Ci deve essere fatta una opera di veramente di analisi e di comprensione di come spacchettare le varie attività di lavoro tra quelli che ne sono responsabili. E poi chiudo con le ultime due cose. La prima, oltre a questa organizzazione dal punto di vista parallelo, il tema mi sembra che qui sia, e il titolo di questo incontro lo suggerisce, cioè il tema è quello, è un utilizzo di questi fondi che nasce da un contributo spontaneo di certi livelli amministrativi, e quindi penso ai livelli amministrativi locali, non ultimo anche il sindaco Nardella ha fatto proposte per la Mercafi, quindi cioè c'è una, a livello locale si devono lanciare delle proposte e poi c'è una regia che alla fine fa taglia e cuce e quindi poi crea l'abito, oppure è dal lato, quindi è dal basso all'alto che deve essere che si va a generare la modalità di spesa di questo PNR di investimento, oppure è dall'alto verso il basso che viene in qualche modo guidato. E quindi ecco che secondo me nel titolo dell'incontro di oggi c'è da stare attenti alla E e alla O, cioè quando si dice l'Italia del PNRR tra meccanismi spontanei e piani di sviluppo, se si mette la E, ma altrimenti temo che si debba considerare la O, cioè c'è un progetto generale oppure si va verso uno spontaneismo, e quindi da capire quale dei due sentieri si intenderà percorrere per questa cosa. Io mi fermo qua, lascio la parola agli altri relatori, se poi ci sarà necessità di un altro intervento, ben volentieri. Su cui bene o male dovremmo lavorare, normalmente
tutti sanno che noi usciamo con un rapporto primo venerdì di dicembre, sapete tutti che lo scriviamo da ottobre-novembre, l'ultima settimana, io ho fermato e quindi non stiamo facendo delle anticipazioni, non c'è ancora un'anticipazione di quello che sarà scritto nel rapporto, ma delle cose che noi affronteremo nei prossimi mesi, nei prossimi 2 mesi e mezzo, questo sì, perché il titolo di oggi è meccanismi spontanei o piano, e o piano, e a queste due variabili, perché sono due variabili fondamentali, se ne aggiunge un'altra che è quella temporale, che in questi prossimi mesi sarà decisiva. Qual è lo sviluppo italiano? È uno sviluppo fatto da una dimensione spontanea di reazione rispetto alla pandemia, di reazione rispetto al calo dei consumi, di reazione rispetto alla crisi delle aziende, oppure stiamo creando un nuovo modo di fare sviluppo, cioè la pianificazione degli obiettivi precisi, delle riforme legate a questi obiettivi, dei tempi di lavoro. Sono due modi diversi che nell'Italia di sempre si sono legati. Cioè noi siamo in mezza strada sempre, tante intenzioni belle di pianificazione e poi cedimento all'esistenza. Quest'anno è ancora peggio, perché le pianificazioni belle sono troppo belle, perché per 6 mesi non abbiamo giocato altro che sul piano di resilienza e di ripresa. 5 miliardi, 10 miliardi, 100 miliardi, 200 miliardi arrivano, stanno arrivando. Che ci faremo? Naturalmente ci faremo di tutto, dalla digitalizzazione alla riforma della scuola, dalla riforma della pubblica amministrazione alla sostenibilità dei trasporti, di tutto. E abbiamo avuto anche quest'anno la solita ubriacatura del piano. Sembrava che con questi 200 miliardi potessimo fare tutto e che era un'occasione imperdibile per trasformare il paese. Il piano è diventato un mito. Personalmente credo che sia sbagliato fare del piano un mito, probabilmente perché la mia storia personale è legata a tante disillusioni. Quando da 55 in poi abbiamo scritto piani che sembravano mitologici e sono rimasti mitologici nel nostro ricordo, perché erano un mito, mai attuato, però un mito. E allora vediamo come sono questi tre elementi che oggi ci stanno sul tappeto. I meccanismi spontanei sono così forti da creare uno sviluppo autonomo, oppure secondo ipotesi il piano è così forte nella sua struttura, nel suo vincolo, nella sua entità finanziaria da creare una granulità. Terzo, che a mio avviso è essenziale, anche se sembra non coerente, che tempi abbiamo oggi rispetto al 21-22, che tempi abbiamo? E i tempi sono importanti, perché se non azzecchi il tempo, uno dei due processi, o lo spontaneismo o la pianificazione, possono sgarrare. Allora guardiamo le tre variabili. La variabile dello spontaneismo. Che sta succedendo in questo paese in questi mesi? Io lo dico con una frase mia da sempre e poi la spiego. Sta succedendo una nuova esplosione di economia sommersa. È l'economia sommersa che sta vincendo. Uno dice, ma come? Saremo 5-6, 6-2, il 10% di aumento del reddito, tutti sembrano fatti col calcolatore questi numeri,
ma veramente ci crediamo, come crede il 6% di reddito, addirittura il 10% nei prossimi 2 anni, forse addirittura di più. Allora, tutto può succedere, perché in Italia è un paese meraviglioso, può succedere che non succeda nulla, noi risolveremo la crisi, andremo oltre, faremo sviluppi anche in banche cinesi negli ultimi 20 anni. Però la verità è che oggi il sistema sta crescendo per la validità di due fattori di qualità. La dimensione dell'export, delle grandi filiere del nostro paese e il sommerso. Io dico il sommerso perché mi piace dire, perché mi piace vederlo. Uno gira l'Italia e trova che non c'è oggi il ristorante che non sia benissimo, ma che vai a te se ti danno una ricevuta, e il bar vai a te se ti danno una ricevuta, e il bed and breakfast vai a te se ti danno una ricevuta. Sta diventando il cash, l'essere pagare in nero sta diventando una malattia enorme. Naturalmente vai a dire al barista che ti dice ma che qualcuno l'ha ricevuta, e lui ti dice ma guardi che io sto ristorando i miei danni, non ho 3 anni che non faccio niente, adesso ho un po' di lavoro sfrutto per la città. E c'è questa specie di, pensate a tutto quello che sta avvenendo nel settore dell'edilizia, parte il bonus al 110%, partono tutti i geometri, tutti i idraulici, tutti coloro che si agganciano a un meccanismo di intervento, e naturalmente, probabilmente, dovremo rendicontare tutto, almeno il bonus, ma rendicontarlo, e ci saranno anche le ricevute fiscali. Ma in gran parte l'ondata che sta ricevendo la nostra edilizia è in gran parte dei propri commerci. Il commercio, il turismo, i servizi alle persone, tutto sta tramutandosi in un grande nero. Pagamenti in nero naturalmente per chi come magari anche come Valdo è un tipo di responsabilità morale, è negare il nero. Negare il sommerso. Però quando c'è, c'è. Quando tu hai in pratica un paese che sta risorgendo in termini proprio di soldi in tasca italiana, che sta risorgendo dalla crisi, beh, tutto sommato non possiamo dire che è l'aumento degli stipendi pubblici o l'aumento della produttività del lavoro industriale. E questa è una specie di grande ondata di commercio che poi ritrovano parte anche nella dimensione del risparmio, poi in Italia le famiglie e imprese risparmiano. È stato calcolato che l'aumento del risparmio delle famiglie negli ultimi mesi è pari a un PIL di una nazione media. E alla fine dell'anno sarà pari a un anno di figlio italiano. Cioè significa che abbiamo tanti soldi, e questi soldi sono frutto di nero, sono frutto di un modo di agire, di vivere, di fare impresa, di fare attività, di fare sfruttamento di se stessi, specialmente nei servizi alle persone, penso alle nostre badanti, si sfrutta se stessi fino al proprio corpo, fino all'estremo, tutti sfruttano, pensate ai camionisti, pensate ai lavoratori autonomi, che però hanno un bisogno enorme di rimettere in tasca i soldi, e i soldi si rimettono perché il pagamento è nero. Questo è un punto essenziale, perché se accettassimo la lezione di questi ultimi 6 mesi, che la reazione è stata non mi piego, non voglio chiudere l'impresa, non voglio chiudere il bar, aspetto che sono, anche se questo non è niente, io però comunque devo
amplio il mio deor al 110%, pur di guadagnare anche su un tavolinetto del marciapiede, era questa. Ma se questa è la forza di questi ultimi mesi, io che noi che dobbiamo pensare al prossimo rapporto, a prevedere che cosa sta succedendo, una previsione che tenga, possa essere fatta anche per ragionamenti del 2022, non mi occupo, mi occupo del piano di residenza di ripresa e sviluppo, sul futuro, naturalmente, perché questa è una cosa importante. Mi occupo altrettanto importante sarà non ci sarà l'inflazione, certo che sarà però in termini di soggettualità del sistema, di spinta dei soggetti del sistema ad andare avanti, noi abbiamo avuto una post-pandemia ad alta soggettività, ad alta soggettualità, ma ad alta volontà di fare nero, di vivere sommersi, di ricevere soldi sommersi, di fare reddito in modo più. Tutto questo stava a vedere il giorno ieri stamattina, il giornale anche della riforma del ministro, riprendere a fare la cassa naturalmente, e allora tutti gli italiani non ci devono, ci fanno ragionare sulla cassa, non è perché ormai la ricchezza vera non è sulla proprietà della casa, quella è la sicurezza alle spalle che noi vogliamo avere, ma con la casa non guadagniamo più. Stiamo tranquilli, comunque una casa ce l'abbiamo, che sappiamo dove andare a dormire, che sappiamo dove far crescere i figli, però non è più la stessa. La ricchezza è finanziaria, è un valore di cash, addirittura per moderanza, è fondi di investimento stranieri, fondi di gestione del risparmio, è una ricchezza immateriale che diventa importante. E la ricchezza immateriale è strettamente connessa all'esplosione del sommerso. Questa è la prima valutazione che noi cercheremo di fare, per vedere se è vera questa affermazione, che dobbiamo tenere conto del fatto che l'esplosione del sommerso è stata decisiva per far ripartire il paese. Andremo a vedere, lo vedremo. Noi abbiamo sempre, io sono sempre stato accusato di aver difeso l'economia sommersa fino al 69-70, quindi quando scopriamo le cose della terza partenza, no? Quando io arrivavo a Cernobbio, l'avvocato Agnelli mi accettava, mi diceva con questa frase: ecco l'amico degli stracciatori fratelli, perché il disprezzo verso il sommerso già allora era fondamentale. Oggi c'è un po' di meno, perché c'è meno smobilismo nell'elite del paese, però questo. La prima domanda che cercherò di spingere a dare una risposta nel lavoro sempre dei prossimi anni, secondo me sommersa è veramente, che lo si vede, è una dimensione di reminiscenza mia di vita che l'ha scoperta nel 69-70 e l'ha rivista in crisi, oppure c'è in questo, la post pandemia è creatrice dei problemi. Prima, seconda domanda, e nel piano che ne facciamo? Guardate, ho detto prima, ci siamo ubriacati, come sempre quando parliamo del piano, io ricordo quando ragazzino aiutavo a scrivere il piano da nome, ma ci trovavamo. Allora si tornava con le cifre, 5% per 5 anni,
di aumento del reddito, però su questo punto ci siamo preoccupati dopo. Negli ultimi sei mesi la tematica del piano è stata una tematica, a mio avviso, lo dico, perché poi quando si sente detto non si arrabbia, è stata una cosa delicata. Il piano è diventato uno strumento di delitto. Tutto si fa per il piano. Tutto si fa per il piano. Sia la novità, sia la regolazione del mezzo, delle cose precedenti, sia la sistemazione della realtà attuale. Si fa il nuovo in assoluto, perché contiamo, faremo la digitalizzazione, faremo la riconversione energetica, la riconversione ecologica, la sostenibilità dei trasporti urbani, faremo le cose più belle del mondo. Vediamo. Se già in giornali si scopre che anche gli altri paesi europei hanno lo stesso problema, perché è evidente che il drive tedesco, il padre inglese negli ultimi anni era proprio di affrontare questi problemi. Il problema della riconversione ecologica, della riconversione energetica, della riconversione del digitale è un problema non tanto italiano, ma tanto dei paesi più avanzati in Europa. E l'abbiamo accettato pensando che fosse il segno della modernizzazione. Insomma, non facciamo il digitale, ma che siamo avanti. Dobbiamo digitalizzare tutto. E i soldi, quanti sono? Una gran parte sul digitale. Il digitale poi non si sa se sarà facendo studiare ai nostri bambini d'asilo il computer, se lo faremo con un investimento, forse nel fare il cloud. Allora lo metti in cambio, non lo so, però il digitale non lo so. E non possiamo fare dopo tre anni che parliamo di sostenibilità, che lo sviluppo deve essere sostenibile. Non facciamo favori di sostenibilità. Se qualcuno di voi sa che cosa è favori di sostenibilità, io non. Però qualsiasi cosa viene proposta è in nome di una sostenibilità. A me questo tipo di realtà dà fastidio. Questa enfasi su un piano che vuole innovare in maniera precisa. Allora, per questo piano che invece diciamo voglio curare delle cose che non sono andate bene finora. Voglio curare la pubblica amministrazione, voglio fare la riforma della giustizia, la faccio passare con l'impegno di piano. Non è detto la riforma della giustizia che è un impegno di piano, non è detto la giustizia. Muoiono se non facciamo la riforma, però lo facciamo passare. Allora meglio quello piuttosto che dire faccio il digitale. Perché il digitale gli dà un'impressione di obiettivo meraviglioso, ma che non ha le gambe per camminare. Così come la riconversione ecologica, la riconversione elettrica. E allora tutto sommato, per certe cose, da quello che si vede, si può anche pensare che il piano di spostamento di cifre da un bilancio a un altro bilancio a coprire le spese già fatte o coprire le spese che la finanza pubblica non può. Tutto questo mi fa pensare che abbiamo impostato la politica italiana nei prossimi anni su un falso obiettivo, il piano, il PNRR. Perché non lo sappiamo? Perché se poi andate a domandare a un dirigente generale della pubblica amministrazione o un sindaco di una grande città, ma che state facendo? Non lo so. Aspettiamo, cerchiamo di capire, vediamo. Perché il piano serve e funziona. Quindi questi sono gli obiettivi, questi sono gli strumenti, questi sono i tempi, queste sono le responsabilità di ciascuno. Siccome c'è soltanto gli obiettivi, non ci sono i tempi, non ci sono la priorità degli impegni, non ci sono la responsabilità, il piano non si fa. E noi rischiamo, negli anni, nell'anno che dobbiamo di avere una
facciamo o non lo facciamo? Oppure state giocando voi fra tesoro e anche l'Italia su spostamento di cose di spesa, facendo lo stare per piano, quello che il piano non è. È evidente che per una gente entrare su questo punto è delicato, perché se si scrive come sto parlando io adesso, facciamo scandalo, che non è il nostro destino. Invece c'è da andare a vedere proprio come questa grande enfasi che è stata data alla parola piano, di resilienza. Un giorno mi diranno cosa significa resilienza, non ho ancora capito, ma questo piano di resilienza, di sistema e sviluppo e cosa c'è. Allora capite qual è il problema. Perché una cosa è poter dire il 2021 e la prospettiva del 2022 si muove su una forza spontanea del sistema e avremo ancora più nero, ancora più sommerso, ancora più cash, ancora più risparmio delle famiglie, eccetera, eccetera. E una cosa è dire no, andiamo a decidere di fare il piano e il piano viene dettagliato in una certa. Un modo totalmente diverso. Personalmente io sono convinto che è l'esistente che funziona, che è il sommerso, e che è il nero, e che è l'iniziativa dei singoli, e che la dichiarata voglia di rifarsi di molti piccoli imprenditori che funziona. Però se qualcuno dice no, guarda che dobbiamo parlare anche del piano, non parliamo anche del piano. C'è però finisco una terza variante, e allora anche il tempo. Sia se si vuole controllare l'economia sommersa e dargli senso collettivo e globale, sia se si vuole esercitare un minimo di iniziativa sul piano, ci vogliono i tempi. E i tempi non ci sono. Noi siamo in presenza di una ingorgo politico che arriva in oggi. In pratica possiamo presumere che prima di maggio-giugno non si deciderà nulla. Pensate ad esempio che la politica italiana è affannata in questo momento a risolvere problemi che non hanno nulla a che vedere con l'economia italiana. Il decreto Zanna sulle violenze sessuali e la grande novità dei successi referendari sull'eutanasia, i politici oggi, dal Papa fino a tutti i politici, quando parla di politica parla di cose come mistero sulla realtà dei decreti, che possibilmente sono tutti di genere o di qualità del genere, quindi non puoi metterli da parte, perché è la futura che quello che non capisce la domanda con te. Però un certo l'India d'oggi c'è anche da risistemare delle cose passate. Noi siamo presenti nel Parlamento che si è risolto alcune cose, la riforma della giustizia, ma fatto in maniera corretta, era demente, quindi non potevo non farla, però oggi cosa parliamo? Per la giustizia. Cosa fa di buon facendo? La politica oggi deve ancora risistemare le macerie della precedente fase politica. E non può andare oltre. Non è che sul problema di buon facendo ci pensiamo da un altro. Pensate, non è che sul reddito di cittadinanza puoi dire vabbè, intanto vediamo come va ancora per due anni, no? È talmente evidente la critica di quella politica, di quel populismo legislativo.
dello sviluppo. La politica non può restare ferma mentre l'Italia continua a cominciare tra sul piano, andiamo scherzando, e ci fidiamo dei baristi e dei ristoratori. Deve fare qualche cosa di serio. Tutto questo in un periodo di tutto, noi, dice il presidente, di questo non si parla, perché si parla solo del nuovo presidente. Perché la prendiamo voi, quello che attira il filo di giornale, e noi ci facciamo anche un favore di promessa per restare comunque il giorno dopo faccio il giornale. Leggevo stamattina che l'incontro tra Renzi e Salvini è avvenuto a un appuntamento di compleanno di un proprietario di cliniche romane, Angelucci, è avvenuto nella cena della casa di Angelucci, e si sono ritrovati insieme Renzi e Salvini, e hanno confrontato su Quirinale a capo. Immaginate che si trovano da Angelucci a cena a base di pesce, tra l'altro, difficile da manovrare lei sta a tavola, ma che no. Però io mi permetto stamattina se non sbaglio sul Fatto Quotidiano parlo dicendo si vedono degli Angelucci e contorno di qualità. Adesso siamo a fine settembre, immaginiamo a metà ottobre, a fine novembre, a fine dicembre e poi a gennaio quando si parla. Per fortuna, siccome la battaglia è fra due ipotesi, Mattarella Draghi, Draghi Mattarella e poco più, è difficile tenere quantomeno i bambini dei giornali. Probabilmente non ci sarà grande gioco, però qualche cosa si inventa. Si inventano pure di avere uno spazio di riunione, uno spazio di dichiarazione, uno spazio di immagine. Ma se non abbiamo il tempo, se rinunciamo a fare politica nei prossimi 6-7 mesi, e poi che ci ritroviamo? Guardate che la situazione attuale è una situazione delicata. Perché se rinunciamo a far politica potremmo avere che a giugno-luglio noi siamo costretti a pensare solo in termini fidiamoci del sommerso, perché il piano non lo so. Se ci fidiamo, se non abbiamo il tempo per fare interventi precisi, rischiamo che a luglio-luglio esce fuori qualche meccanismo di improvvisa tentazione irrazionale, e se vuoi magari con BBC o con un'altra cosa del fine, una reazione anti-razionale. Ricordate, noi abbiamo il piano molto razionale, il governo molto razionale, il presidente del Consiglio ultra razionale, il presidente del Consiglio ultra razionale. Però il tono della dimensione del dibattito, pensate, ci devi ghiacciare, il ghiacciare è un bello. Sono, ragazzi, siamo vicini allo sciamano. Altro che la razionalità alta di Bari, di Mattarella, del piano di resilienza e sviluppo. Qui ci vuole lo sciamano, perché stiamo diventando irrazionali, siamo presi soltanto dalla curva di razionalità e dell'opinione, e quindi siamo attenti. Io sono convinto che i miei amici e Cacciari sbagliano, però sono convinto anche che questo è un paese dove la dimensione razionale sta sempre più.
siamo scordati di poter arrivare alla irrazionalità nella nostra vita. Dal 1922 al 68 è arrivata perché c'era questa specie di torpore un po' incazzato che alla fine diceva meglio lo sciamano. E purtroppo ho l'impressione che se non ascoltiamo bene in modo razionale i prossimi 7-8 mesi, la razionalità che oggi basta far tutto nel Parlamento, Presidente del Consiglio, Presidente del Comune, del Governo, eccetera, può non bastare per 7-8, perché non usciranno più quelli contro i vaccini, contro, perché ormai è superato, arriveranno altri tempi. Perché l'Italia vede temi razionali. Mi piace avere temi razionali. Basterebbe guardare in Germania, ma no? Dai femminicidi alle morti sospette. In America Latina abbiamo pagine intere, perché è una cultura, a Roma si dice una cultura del messaggero, il messaggero è il giornale romano, chiamato altrimenti il giornale delle serve, cioè delle donne di servizio, cioè di coloro che aspirano a sentire ma non hanno la razionalità. Ecco, non potremmo andare, è solo una delle cose. Allora, ho finito. Le cose da analizzare per i prossimi mesi sono, secondo me, sommersa, tira, non tira, regge, non regge, può coprire tutti i tre quarti della dimensione dello sviluppo italiano, cioè di un 5-6% di momento regge, o invece è soltanto reazione istintiva di chi ha sofferto la pandemia, da imprenditore che si vuole rifare reddito e ricchezza personale. Questa è la prima domanda. Secondo, su sto piano, di cui è stato detto tutto, il contrario di tutto, credo, ciascuno di voi quando sente parlare del piano di resilienza del sviluppo, dice vabbè, ma poi sono arrivati i primi 12 miliardi, non si sa dove si andare, chi ce l'ha in tasca, se sono sul conto corrente del tesoro, sono ancora a Bruxelles, non so. Sono arrivati, quindi dobbiamo partire. Andiamoci partiti perché nessuno è partito. E questo è un problema che anche avrete capito, noi certi, io personalmente, non mi sento in grado di analizzare, proprio perché sono meccanismi di turbizia contabile che si stanno fermando. Beh, io però ho detto in merito che stava. Io devo sapere se questa è la mia impressione che sia un grande blocco di piano che dice c'è qualcosa che sta facendo. Vediamo, senza una direzione di tempi non rischiamo che la grande ondata di razionalità arrivata con il governo Draghi, che oggi in Draghi copre tutti, potrebbe essere inficiata non da cacciare che è un bene, ma da qualche sciamano, no? Che non sia così sciagurato come gli attuali, soprattutto ignoranti e capaci di intervenire, però se arriva uno sciamano intelligente, che problema c'è? Perché la ruota che non gira è una ruota che può girare soltanto, la ruota che gira su qualcuno. Il lavoro in corso, la sciamana, o la intellettuale, non c'è. Mi sembra che, dal mio punto di vista, Fiori può
convocazione alla politica in questi prossimi 6-7 mesi che varrebbe la pena di riprendere, ma io parlerò dopo. Adesso c'è qualcuno che con i numeri ufficiali si misura, perché la nostra Monica Patesi, oltre che essere ordinario di statistica, università di Pisa, è anche membro del consiglio dell'Istat. E quindi non so se voi ve la vedete col sommerso, con un paese, se riuscite dal paese del sommerso. Comunque siamo molto curiosi di sentire come sta guardando la mia legge. Grazie. Posso andare alla scrittura? Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per avermi accolta qui. Io mi sento, sono sincera, un po' imbarazzata perché non so da che parte iniziare. Perché dopo l'intervento di Giuseppe De Rita, che ha dipinto uno scenario nel quale francamente mi sento paralizzata, non saprei da quale parte dare il calcio d'inizio. Perché non posso che essere d'accordo con lui quando si cita questo piano come qualcosa di mitico, evanescente, nessuno l'ha visto, ne abbiamo visto delle immagini, ma nel concreto il piano, come quello che io avrei voluto leggere, per quanto razionale, per quanto forse lontano, se si vuole, dalla realtà, però io avrei voluto vedere gli obiettivi, le azioni declinate, il come fare, come cogliere e soprattutto come valutare. Perché a fronte di ogni azione politica ci dovrebbe essere, a mio modo di vedere, poi una rendicontazione, nel senso che si decide di mettere soldi per aprire un asilo nido in più, oppure per sostenere le imprese femminili, che cosa buona e giusta sarebbe per poter abbattere un pochino il divario fra il tasso di occupazione maschile e femminile che c'è in Italia. Però ecco, tutte queste cose, se poi hanno avuto un effetto, non voglio dire un impatto, che sarebbe già qualcosa di più complesso, vero Manuel? Ma diciamo un effetto, io ho bisogno di indicatori. Ora, gli indicatori sono un mondo teorico, concettuale e anche quantitativo, numerico, che spaventa e che mi fa sentire un po' a disagio in questo momento, perché se il piano è ghost, fantasma, lontano dal concreto, lontano dagli enti locali, lontano dalle istituzioni, lontano dagli ordini professionali, lontano da me che insegno all'università e che vorrei vedere migliorato il mio lavoro in relazione ai soldi arrivati dall'Unione Europea e anche in relazione, forse anche in relazione a quanto ho passato 18 mesi di didattica a distanza, di timori, di non poter fare le riunioni in presenza. Quindi parlare di indicatori e di numeri in uno scenario così mi mette un po' a disagio, perché questo è lo scenario che viviamo. Io non vi dico una bugia, lo sa anche Emanuele, è arrivato dal rettore, dal nostro rettore, quando lavoriamo nella stessa università, l'Università di Pisa, un messaggio email nel quale chiede che vengano in qualche modo suscitati dai direttori di dipartimento e dai dipartimenti dei progetti di ricerca, di realizzazione degli obiettivi del PNRR per quello che riguarda ovviamente la parte di fondi destinata all'università, al miglioramento della ricerca, al miglioramento del reclutamento, all'apertura del reclutamento ai giovani, quindi con posti di dottorato, di LPDA, ma anche fondi che in qualche maniera migliorino il welfare degli studenti, anche se quelli che si pensava andassero in questa direzione all'inizio sono poi rimasti in misura minore. Welfare intendo dire di lo studio, casse per ospitare gli studenti fuori sede, mense e via dicendo. Mi trovo in difficoltà perché vi dico la realtà come la vivo io nella professione che faccio è quella che il mio rettore chiede ai dipartimenti di convogliare l'energia per una progettualità che serve a realizzare il PNRR nella parte di fondi che ancora non si sa esattamente quanti saranno, arriveranno alle università, arriveranno quindi poi anche alla nostra. Mi sento in imbarazzo, però vi devo dire che senza decidere qual è il piano degli indicatori che misura l'efficacia
anche l'efficienza delle azioni e il loro impatto di tutti i dati che l'Istat negli anni ha rilevato e che potrebbero servire e che servirebbero e serviranno insieme alle riflessioni del Censis per dire, beh sì, abbiamo deciso di spendere di questo PNRR 10 miliardi per edilizia scolastica, di ristrutturazione, di messa in opera, ma se non si sa qual era il numero degli edifici scolastici abbandonati, perché il calo demografico a cui accennava prima Manuela si è realizzato e i bambini nelle aule non ci vanno. Quindi ci sono tante scuole elementari al momento chiuse che potrebbero essere riconvertite probabilmente con uno sforzo forse maggiore per ricostruirle ex novo. Io questo non lo so, non è il mio mestiere, però da cittadino semplice questo conto lo vorrei poter fare. I dati per farlo, cari signori, ci sono. Perché il censimento dell'edilizia scolastica c'è? Perché si sa, il Ministero lo sa esattamente quante sono le scuole aperte, quante chiuse, quanti insegnanti ci sono, quanti bambini c'erano e non ci sono più, quali sono le proiezioni sulla base delle previsioni demografiche che avremo nei prossimi anni. Quindi si vive una situazione, se volete, quasi paradossale, perché il presidente dell'Istat, ho qui il testo dell'audizione che ha fatto sul PNRR e che mi sono letta per il coordinatore dell'istituto, ha detto esplicitamente, per favore, che ci sia una cabina di regia, una commissione, un qualche organismo che definisce questo piano di valutazione. Altrimenti ci troviamo in difficoltà perché poi non riusciamo a produrre tutta l'informazione necessaria per fare questo confronto e per farlo poi come Dio comanda. Ora non si tratta solo di confrontare dei numeri prima del piano, dopo l'azione del piano, si tratta anche di fare delle microsimulazioni, di muovere un po' le variabili che si sanno muovere, anche di tornare a valutare il sommerso, perché l'Istat è un'eccellenza nella misura del sommerso. Gli altri istituti nazionali di statistica in Europa, ci sono dei colleghi che ne sanno molto più di me di queste tematiche, quindi ci potrebbero insegnare, l'Istat insegna gli altri. Quindi che la vitalità della nostra economia ci sia e sfugga poi forse dai numeri più standard è un gran bel segnale, ma il nostro governo dovrebbe mettere il proprio Istituto Nazionale di Statistica nelle condizioni di fornire le informazioni che servono. E guardate, ora io non so quanti di voi abbiano l'abitudine di consultare il sito dell'Istituto. Lei sì, tutti i giorni. Per lavoro. Per lavoro. Ma benessere equo e sostenibile è un progetto ricchissimo di indicatori. Io sono reduce dal Festival della Statistica e della Demografia che si tiene tutti gli anni a Treviso. In quell'occasione abbiamo parlato di donne, di giovani, di fenomeni complessi, quali quelli che citava prima il professor De Rita. Non si tratta di cose che si misurano con una dimensione sola, la povertà, per esempio. E io leggo in un testo scritto da Baldo, che penso abbia usato da artista, che le persone sotto la soglia di povertà dal 3% del 1999 sono salite al 9,4% nel 2001. Sapete cos'è una soglia? È un criterio non assoluto. Poi qui il discorso si complicherebbe perché quando si vuole misurare le cose si bisogna pensare prima di misurare e sparare numeri un po' così. La soglia di povertà sulla distribuzione del reddito familiare disponibile, è un livello al di sotto del quale la famiglia è considerata povera. È un livello di spesa in Italia, sono i consumi delle famiglie. Chi non si può permettere un livello di consumo in Italia attorno, in questo momento mi sembra attorno ai 900 euro per una famiglia di due persone, e dentro ci metto la casa, i vestiti, il mangiare, i trasporti, tutto quello che nel basket, nel paniere dei beni e dei servizi che l'Istat usa per la rilevazione sulle spese delle famiglie, il contenuto è considerato povero. Però si tratta di una povertà monetaria.
legata alla dimensione prettamente economica. Forse la povertà va misurata anche in tante altre dimensioni, per esempio sulla qualità dell'abitazione, sulla possibilità di mandare figli alle feste di compleanno degli amici, probabilmente sulla possibilità di permettersi il cinema o i divertimenti o di invitare degli amici a casa. Insomma, tra povertà relativa, che corrisponde a sentirsi a proprio agio nell'ambiente sociale che si è abituati a frequentare, e povertà assoluta, quella che ci viene in mente quando si parla dei paesi in via di sviluppo, lì si parla di nutrirsi per sopravvivere, di avere un tetto per non morire di freddo e di andare, e probabilmente anche di quei servizi per mantenere uno stato di salute che garantisca la sopravvivenza. Insomma, però noi siamo passati in questa misurata dall'ISTAT, che vi ho illustrato prima, dal 3,3% del 99 al 9,4% del 2020, cioè quasi il 10% delle famiglie è sotto questa linea di povertà. Mi direte voi, sono numeri. Però se il Piano Nazionale di Resilienza, Resistenza, come lo vogliamo chiamare, mettesse, come ha detto, di mettere dei soldi perché andassero direttamente a muovere la linea di povertà, forse alzandola un pochino, abbassandola un pochino, secondo i bisogni, non sarebbe mica male. Il problema, sapete qual è? È che l'Istat a questi 10% non sa dove sono. Infatti ci sono in Italia questi che sono sotto la linea familiare, sotto la linea di povertà, però il problema poi è trovarli per fare un taglio delle politiche in maniera che quello che è stato stanziato vada direttamente a loro, sia in termini di sostegno per, ad esempio, risolvere i problemi di povertà educativa, anche, sia in termini di sostegno per risolvere i problemi di povertà materiale. Allora, l'Istat è disponibile a tutti gli indicatori di benessere sostenibile, sono, me l'ho segnato per bene, 12 domini, con 152 indicatori pertinenti, cioè capaci di cogliere la complessità, non soltanto fenomeni come raccontati nei manuali, ma insomma come si realizzano, e stabiliti con un'alleanza tra comunità scientifica e società civile. Al momento della definizione di questi domini, di questi ambiti, credo che, anzi sono certa, sono stati allertati vari mondi, compreso quello dell'associazionismo. E in questo momento informazioni sulla qualità della vita dei territori, degli uomini, delle donne, dei giovani e degli anziani, diciamo che ci sono. Sto parlando dell'ambito, diciamo, più sociale, per quello che riguarda gli aspetti della contabilità nazionale, della conoscenza del mondo delle imprese e degli scenari di simulazione. Anche per quello i dati ci sono e Istat è disponibile in questo momento a fornire tutte le informazioni che servono di ieri, di oggi e possibilmente di domani. Però è necessario sapere quali sono gli indicatori di sostenibilità, per esempio. Cosa mettiamo nella legge finanziaria per dire, nella legge di bilancio per dire, il piano nazionale avrà effetto se muoverà questo indicatore, oppure se all'interno di uno scenario vario e complesso la microsimulazione andrà a destra piuttosto che a sinistra. Ora io mi rendo conto che le cifre possano dire tanto, e anzi forse in tanti casi sono lo strumento utile per mentire, come prima ci mentire, insomma, non so se ho usato una parola grossa, ma insomma, per costruirsi una verità, come prima si pensava, mi è venuto in mente quando si parlava di spostamento di cifre da un conto all'altro, per poi dire, ma l'abbiamo fatto. Se vogliamo interrompere questa pratica di eventuale spostamento di cifre da un conto all'altro, è necessario che venga fatta una triangolazione con il sistema statistico nazionale, che vengano dichiarati quali sono costruiti insieme ovviamente alle varie linee di regia, e poi di deve essere data consistenza, e poi bisogna lavorare per l'accountability delle politiche, perché questo è quello che noi vogliamo fare, dobbiamo fare,
che vorremmo fare per uscire un po' da questa mitologia del piano. Il piano è uno strumento, intanto è uno strumento, quindi gli uomini e le donne di governo, dal centro fino ai comuni, lo devono poter avere in mano e usare con questa strumentazione dell'affrontabilità. Non è che risolverà tutti i problemi, però ci aiuterà a gestire i soldi nella maniera giusta, che è forse un obiettivo di minima, nella maniera corretta, ora giusta, si entra in un ambito etico che forse non è il momento, ma insomma, forse non è il momento di trattare più. Però io sarei già contenta se donne e bambini e giovani che stanno a casa senza fare nulla, senza studiare, senza lavorare, senza fare niente, fossero individuati sul territorio, le donne si sa dove stanno, ma insomma quelle in difficoltà, e anche i ragazzi e i bambini che hanno la difficoltà della tarda, perché guardate, la didattica a distanza è una, non lo so, a mio modo di vedere, una bomba a orologeria, perché un'indagine di Save the Children, a cui ho collaborato e recentemente uscita, ha rilevato un fatto particolare e molto importante, a mio modo di vedere. Si pensava che il digital divide categorizzasse le famiglie, in famiglie che non si possono permettere gli strumenti informatici a casa e quindi i bambini non possono avere tutto quello, e famiglie che invece, siccome possono avere queste ricchezze, quindi possono comprare tutto il computer, non avessero problema. Non è così. Cioè, la nostra competenza digitale, nel senso di non solo chattare, ma anche e soprattutto usare il computer, usare la rete per imparare, per studiare, per aumentare lo spirito critico, per avviare un processo d'apprendimento che porta da qualche parte, e questo sia per quello che riguarda i bambini delle elementari, che delle medie, che dell'università. Quindi l'indagine faceva un focus sugli adolescenti, sui bambini delle medie. Ecco, lo stato economico della famiglia non conta proprio nulla, cioè gente che è incapace di apprendere tramite gli strumenti digitali, la troviamo in tutte, non vanno più di moda, ma diciamo, in tutte le classi sociali. Allora, questo vuol dire che il problema c'è come, e sacche di povertà educativa, non solo digitale, le troviamo non soltanto nel così già ben descritto e detto sud, no? Questo stereotipo che abbiamo, ma anche in provincia di Milano. Nella nostra Toscana siamo messi un po' meglio dalle mappe dei presidenti, ma insomma non dobbiamo credere che il problema, questo problema non ci sia. E allora, e poi mi chiedo, e lascio la parola a qualcun altro, a te Daniele, anche se forse c'è un altro tema che mi piacerebbe. Allora, mi piacerebbe che il PNRR dichiarasse cosa vuole fare e battezzasse gli attori di queste azioni, in maniera che venisse poi accompagnato dagli opportuni indicatori, non solo di efficienza di spesa, ma anche di impatto delle azioni, avendo declinato le azioni. Altra cosa poi, si parlava di sostenibilità. Ed è vero, cosa voglia dire sostenibilità, cosa voglia dire sviluppo sostenibile, non è chiaro forse quasi più a nessuno. Certamente è diventato un aggettivo di marketing, perché anche la Barilla produce i biscotti sostenibili, l'Esselunga sponsorizza la spesa sostenibile. Sostenibile a casa della mia nonna voleva dire che si fa quello che si può, si cerca di andare oltre il portafoglio, oltre le energie, perché fare il passo più lungo della gamba dopo fa sì che, insomma, si rimanga in posizioni scomode. Non so se sostenibile vuol dire questo. Io però ho trovato una definizione dell'87 che dice che lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni.
Allora, è una lettura forse un po' datata, perché voglio dire, gli economisti hanno sviluppato molte altre particolarizzazioni, però a me convince abbastanza il fatto che ci sia questo riferimento ai domini non solo economici ma anche ecologici e socioculturali, e che poi ci sia un principio nascosto di equità intragenerazionale e intergenerazionale. Allora, se questo piano nazionale di resilienza, ricostruzione, rinascita, ripresa, rigenerazione veicola questo concetto di sostenibilità e lo mette nel futuro e lo sostanza di azioni da fare ora, io sono convinta che tutta l'energia che mettiamo nel guadagnare, lavorare anche nel sommerso, verrà attivata in maniera tale che tramite il mondo dell'associazionismo, il mondo del volontariato e la politica anche, si possa veramente mettere in atto fare delle azioni che hanno un risvolto concreto efficace ora, subito, prima che i prossimi 6 mesi, forse prima di giugno, prima di impastoiarsi in tutte le questioni parlamentari che tengono forse questo tema un po' da parte. E grazie. Brevissimamente, io esprimo le mie opinioni sulle domande che ha formulato De Rita, ovviamente non sono risposte approfondite, ma punto primo, basta il meccanismo spontaneo? Senza sposare l'atteggiamento dell'avvocato Agnelli, la difesa del stracciaiolo di Prato, direi che dal punto di vista della divisione internazionale del lavoro, questo sono curioso di sentire De Rita, direi che non basta, non per negarne la vitalità, a parte vedremo cosa verrà sul territorio italiano con tutti questi incentivi all'edilizia e così via, vedremo poi. A livello della divisione internazionale del lavoro mi sembra non basta. Basta questo piano di ripresa e resilienza? Mi sembra che il maggiore diciamo critico sia stato il presidente della regione Campania De Luca, no? Il quale ha detto che il PNRR è una cosa impronunciabile, cosa che è stata poi rilanciata da Crozza da par suo, e quindi questo è no, però qui a questo punto io credo che una proposta vada fatta. Malgrado tutto, che cos'era lo schema da noi? Era un'Italia che aveva una fortissima disoccupazione per caso del capofamiglia, del lavoratore capofamiglia, ed era uno schema per la piena occupazione. Poi naturalmente la piena occupazione arrivò col miracolo economico, in certo modo, diciamo anche con meccanismi diversi. Mi domando a questo punto, di fronte a questa crisi sociale in cui da un lato si dice che tutti gli indicatori stanno andando benissimo, però la realtà del lavoro è una realtà che non sta seguendo, è una realtà drammatica. Per cui uno sui giornali legge, ma tranquilli, si va al 10% di crescita, poi si rende conto che tra delocalizzazione, globalizzazione, ma soprattutto differenza tra offerta e domanda di lavoro, questo è drammatico, la differenza tra domanda e offerta di lavoro, perché è poi quello che produce il fenomeno dell'estero, di cui parlava anche da me. Allora, mi domando se, siccome la politica è una tra tutto priorità, o dovrebbe essere priorità o scelte, e quindi non può essere una narrazione ecumenica, siamo d'accordo su tutto e vogliamo raggiungere tutto, mi domando se anche appunto il tema della sostenibilità e così via non potrebbe essere collocato all'interno di un moderno schema di raggiungimento della piena occupazione. Ma non la piena occupazione in astratto, la piena occupazione in rapporto all'attuale formazione e all'attuale domanda del lavoro. Che sia poi il meccanismo che evita di avere questa emorragia di manodopera qualificata, di tecnici, di laureati già formata verso l'estero, e
la riflessione che mi verrebbe quindi sarebbe di chiedere alla Rita di tornare un po' anche alla giovinezza e non sprezzare questo piano meno, uno schema in termini moderni della durata del piano del PNRR. Noi alla fine vorremmo dare tirar fuori le donne che non possono lavorare, dare ai giovani la possibilità, cioè non semplicemente come era prima. Ricordate che negli anni 50 la PIRA, ed era assolutamente da questo punto di vista da ringraziare, mandava disoccupati sull'Unione a risistemare l'Unione. In questo modo era keynesiano nel modo più potente. Oggi non si può essere keynesiani in quel modo, che non c'è il disoccupato che va all'Unione, ma c'è il giovane formato e qualificato che devi dargli, non perché sia male andare all'estero, ma gli devi dare anche un'opzione italiana o un'opzione di poter tornare. Allora la riflessione che mi veniva era questa: se tutto sommato non si potrebbe sulla parte pubblica, senza sprezzare la parte spontanea, cercare di riordinarla secondo una priorità, e questa priorità è di dare lavoro, ma in senso anche sostenibile, ovvio, che sarebbe assolutamente sciocco non tener conto di questo movimento internazionale, ma dire al termine del PNRR io ho una società in cui ho tirato fuori le donne dalla possibilità di lavorare, perché gli ho dato i servizi, perché ho dato ai giovani, al termine del PNRR abbiamo una società che tende verso la piena occupazione in senso moderno. Libro dei sogni, perché Derrida è stato, evidentemente sapendo di essere in casa Rosselli, è stato buono, parlava di Vanoni e non di Terracini, c'è anche il tanto Terracini, questo potrebbe fare definitivo. Libro dei sogni può essere, ma comunque è uno schema politico, su cui aggreghi dei consensi, su cui poi lavorare, studiare e cose di questo genere, che è quello che mi sembra che manchi alla razionalità di Mario Draghi, il quale fa il suo lavoro, ma diciamo così rifugge da dire: guardate, io mi sto riferendo a queste realtà sociali, fa quello che è astrattamente, razionalmente utile. Questo dovrebbe servirci a ricreare un senso di comunità, perché parliamoci chiaro, abbiamo questa situazione in cui potenzialmente il governo dispone di grandi interventi, ma se si guarda i sondaggi elettorali, quelli nazionali, non quelli dei comuni, se si guarda i sondaggi nazionali, cresce chi è l'opposizione, ma mi sembra normale. Cioè, io capirei a tempo che il governo Monti, che diceva adesso io ti tolgo questo, ti tolgo quest'altro, ti tanto male, beh, legittimo pensare che l'opposizione vada. Ma di fronte al governo che dice mai stato così, arrivano 190 miliardi che in realtà sono 220 perché sono eccetera eccetera. E quello che continua a crescere è la simpaticissima, per modo di dire, Giorgia Meloni. Beh, insomma, una contraddizione evidentemente c'è. Cioè, vuol dire che questa non riesce a creare con tutte poi le conseguenze che Salvini cerca di rincorrerla un po' modestamente, secondo me, la cosa. E in questo senso, allora, bisognerebbe che una forza politica, un movimento politico cercasse di articolare una priorità che sia abbastanza riassuntiva di uno sforzo economico e sociale, articolata sul prossimo quinquennio, e non con la presunzione di dire alla fine andrà tutto come voglio io, perché se fra due anni c'è una crisi qua o là o manca le materie prime, le cose non vanno, però perlomeno io so nella direzione in cui vado. E naturalmente, se è vero il mio assunto iniziale, cioè che nella divisione internazionale del lavoro, per quanto mi piace, lo spontaneismo italiano secondo me non basta, però per tanto che sbagli la mia analisi, poi alla fine il discorso, cioè, perché il successo anche dell'export lo collochi nell'ambito di una divisione internazionale del lavoro in cui il nostro export ha evidentemente. Termino con un esempio. Io incredibilmente cerco di darmi da fare, quindi sono presidente dell'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane, e abbiamo presentato un piano per il PNRR, un piano di borse, di un certo senso, di risparmio dei tagli, presso qualificate, specializzate, presso le fondazioni degli istituti culturali, cioè possibilità di formare ulteriori giovani. Io l'ho mandato per forza, poi cosa mi sto affidando? Un nostro
presidente di una delle nostre fondazioni, non faccio nome e cognome, ha la possibilità di vedere ogni tanto il ministro Franco. E allora io mi attacco al telefono e dico: quando lo vedi, riesci a parlare anche? Perché abbiamo mandato questo piano, ma non sappiamo se lo vediamo, se viene esaminato, se verrà preso in considerazione. E io faccio sì, ho curato questo numero dell'Ingegneria d'Italia, l'ho mandato come doveroso al Presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale mi ha risposto due righe ringraziandomi per il lavoro. Ma voglio dire, oltre al ringraziamento bisognerebbe aprire un dibattito. Allora ho fatto questo micro esempio. Avrei piacere di sapere questo piano se è presentabile, se è ammissibile o non è ammissibile. Se è ammissibile, chi me lo guarda? Se o chi me lo modifica eventualmente? Noi bene o male siamo un 140 tra fondazioni e istituzioni con 2.000 dipendenti, piccolissimo segmento del fratelliano, ma comunque un piccolo segmento. Quindi credo che un'interruzione con pezzi del fratellino sarebbe evidentemente. Però capisco, adesso smetto subito, che forse quello che dovrebbe fare la fondazione, ci rifletteremo sopra, è tentare di attivare qualcosa di proprio, come proposto e come osservatorio proposta, perché sono d'accordo con Derita, se poi fra nel 2022 ci accorgiamo che siamo arrivati al vicolo corto, che questa grande promessa non si è verificata, veramente siamo allo sciamano, come diceva giustamente lui, e siccome lui ha già anticipato che dal punto di vista etico io non posso condividere il segmento, e quindi ha già anticipato che io certamente uno di questi sciamani non potrei essere e quindi non mi piacerebbe. Non so se qualcuno vuole porre qualche domanda al diritto, vuole replicare qualcosa? Io se posso. Certo, Salina Mandarciano. Spesso dire anche nel dibattito politico stiamo discutendo di cose inutili, quando invece ci sono cose molto più importanti da discutere. Io penso che la modernizzazione passi avanti di un paese, li fai anche ragionando sulla liberazione delle droghe, leggere ovviamente, se non fosse anche qualcosa di più, sugli atteggiamenti nei confronti delle persone diverse, per cui tutti questi aspetti etici che vengono portati avanti da alcune forze, vengono criticati da altre, secondo me sono importanti tanto quanto, tanto più che economicamente parlando abbiamo dimostrato che non è che siamo dei campioni proprio, di ci spendiamo tanti cervelli, ma non è che la nazione goda poi di appunto tanto benessere. Relativamente al sommerso, sì, però se ci facciamo notare che dal 3% siamo passati al 10%, vuol dire che questo sommerso si sommerge nelle tasche di pochi, tutti gli altri, molti, rimangono sommersi, ma in un altro materiale e non nel denaro. Per cui forse sì, siccome poi si sa da una vita che c'è il sommerso, ora faccio una battuta, ma mi ricordo addirittura una trasmissione dove la Napoleoni, che è una economista che lavora in Inghilterra, se ne venne fuori da una trasmissione di Andino, ma sarà 10 anni fa, dicendo che per fortuna c'è il sommerso in Italia e tutta la platea rimase freddata, compreso me in televisione, e dovendo identificare, dicendo per fortuna intendevo dire che c'è, perché se non ci fosse questo sommerso in Italia saremmo falliti da una vita, per cui non è una novità che c'è questo sommerso, ovviamente si sa che quello che è incredibile è che nonostante quei tentativi che si cerca di fare continua ad esserci. Sulle badanti voglio dire un'altra cosa, anche questo risalirà 10 anni fa, una commissione Fitussi italiana venne fuori dicendo che i maggiori evasori fiscali in Italia erano i vecchietti con le badanti. Ma non in quantità di quanto ciascuno evadeva, ma in quantità, cioè milioni di vecchietti evadevano in termini, non so, complessivi di più di un grande evasore. Per cui
anche su questo, insomma, lo sappiamo, non è che io me la voglio riprendere col vecchietto, non mi importa niente se il vecchietto evade sulla badante, io voglio andare voglio sapere, so che il vecchietto evade sulla badante, per forza c'è una lira, ma mi interessa andare a verificare chi è che evade veramente dei grandi capitali. E molto probabilmente questi commercianti, non so chi, ma il ristoratore, insomma, il cameriere lo piglia a 3 euro l'ora e poi magari va a dire, certo, quando nessuno vuole lavorare, stanno a casa sul divano a prendere il reddito di cittadinanza, però se uno fa un lavoro, no, 500 euro di mente, che è una contraddizione, per cui tu non mi fai la ricevuta, tu evadi, e però non stai mettendo soldi in tasca a quel coraggio a cui gli dai 3 euro, 4 euro l'ora. Per cui non è una critica ovviamente al Censis o a questo genere, però se si vuole delle operazioni si dovrebbero poter fare, insomma, più vicino. Poi quello che mi è piaciuto di stasera è che effettivamente del PNR io dicevo non ne sento parlare, non ne parla nessuno, ma perché anche io ho sentito un dibattito di Brunetta sul PNR, al PD, hanno parlato di Green Pass, di vaccini. Sul PNR l'unica cosa che è stata detta è 25 miliardi sono arrivati grazie a me, diceva Brunetta. Fine lì. Cioè, quindi io dicevo, ma del PNR ci dite qualcosa? Pensavo, perché non si... tutti i dibattiti politici, nessuno parla del PNR, se hai capito perché, purtroppo è sì, una fantasia. Molto probabilmente l'aumento del PIL che i nostri governi prevedono per i prossimi anni sono dati a questi soldi che arriveranno, comunque li spendi, il PIL aumenterà, insomma, 200 miliardi, 200 miliardi. Condivido l'analisi di Vallo, ovviamente se si riducessero le azioni su alcuni aspetti principali, donne, giovani, cioè del resto questo quello che non viene ma sì, è la next generation, non siamo next generation, vogliamo fare qualcosa per la next generation oppure no? Il Franchi di Firenze next generation gli risolverà la vita oppure non gliene può più di meno, vogliamo diventare tutti hooligans e questo è quello che non abbiamo saputo il PNR in Firenze, no? Come vi era scritto e ora una cosa da dire, ma mi è sfuggita grazie. Quello che le dita ci deve lasciare tra poco, quindi gli darei un attimo una parola per rispondere. Sì, poi continueremo, se sa, la luce deve lasciare per forza. Ma io non devo rispondere, anche ringrazio questo intervento perché mi permette di mettere a fuoco tutti i problemi che dobbiamo andare a affrontare. Ma si dice chi è che fa il 5-6-8% dell'economia? Chi c'è dentro, dice anche le badanti, i soldi delle badanti vanno fuori in Italia, non vanno fuori dei controcorrenti italiani. È un problema enorme quello che ha sollevato la signora, perché sono tanti problemi che si innescano uno con l'altro. E noi stiamo, diciamo, in questo periodo a cercare di mettere in fila questi problemi, non possiamo prendere atto che sono questi i problemi che dobbiamo affrontare, non so se alla fine avremo delle certezze. Noi non dovremmo mai avere delle certezze, noi però in tanti anni alcune cose le abbiamo capite, le abbiamo viste, specialmente nel verde che era una sommersa, ne sono convinto che con tutte le difficoltà che avremo nel capire dove sta sul metodo, da dove viene, da dove nasce,
e quando esiti ha, io ho l'impressione che uno dei problemi del prossimo momento è proprio quello di mettere l'ordine sul sommerso. Scusate, per la nota degli interventi Boschi, poi chi c'era? Che aveva chiesto la parola? Allora Roberto Boschi. Sì, Roberto fa un intervento sull'internato, la colpa è mia perché sono stato suo professore all'università. Il primo esame per intendere è lo mio punto. Io ringrazio il professor De Rita e la professoressa perché hanno fatto delle cose puntualissime e molto legate, però mi sembra che ci sia da rimettere un po' i dati dal punto di partenza e mi fa piacere facendo il confronto tra dove siamo oggi e dove eravamo alla crisi precedente. Non parlo di Lima, che c'eravamo tutti quanti, ma parlo del 2011 quando è venuto lo spread. Il mio lavoro è la finanza, quindi forse dobbiamo dare un soldo. Dove siamo oggi? Dove eravamo nel 2011 quando lo spread è andato a 700 punti e è arrivato Monti? La situazione dell'Italia oggi, secondo me, è molto molto diversa, in meglio, non in peggio. Soprattutto se ci confrontiamo con gli altri paesi europei dell'area euro, Francia, Germania e Spagna. Allora avevamo un debito pubblico al 100% del PIL, ma avevamo partite correnti, cioè il debito estero di crescita continua, avevamo una situazione di differenziale di prezzo della produzione, quindi di, sto parlando di statistica, di questa produzione che era un punto e mezzo più alta della media europea, avevamo quasi due punti di differenza di inflazione e produzione rispetto ai tedeschi, i nostri competitori. Allora avevamo una situazione di debito privato in crescita e quindi un paese che era sull'orlo della crisi di nervi, si direbbe, parlando un film, un paese che è sull'orlo della crisi grossa. Oggi siamo in una situazione dove è giusta, nonostante 10 anni di austerità, di spesa pubblica e di avanzi primari che non hanno sostenuto assolutamente il nostro, la nostra economia. Oggi abbiamo una situazione dei conti pubblici che è in linea con quella europea, perché nel frattempo la Spagna aveva un debito pubblico qui del 30%, arrivata al 125%. La Francia aveva un 60%, arrivata al 125%, noi siamo al 60%, allora eravamo al 100%, quindi loro hanno fatto spesa pubblica per sostenere l'economia, non l'abbiamo fatta, ma oggi sono molto simili. Però nel frattempo noi abbiamo 3 valori aggiunti rispetto a loro. Primo, abbiamo partiti correnti, cioè dire saldo estero, fortemente positivi dal 2013 in poi, e questo ci ha permesso di fare una cosa importantissima, di non avere più debito estero netto, posizione di netta sull'estero negativa. Oggi siamo creditori esteri netti. Vi ricordo che la Germania ha 70% del PIL di debito estero netto. L'Italia, oggi, con i dati che sono usciti un mese fa dall'Istat, dalla Banca d'Italia, anzi Repubblica, abbiamo finalmente un più 5% di credito estero netto rispetto al PIL. Avevamo meno 28% nel 2011. Terzo punto. Abbiamo recuperato fortemente in competitività lato prezzi e lato qualità. Ti ricordi quando nel gennaio del 2020, esattamente 20 mesi fa, presentammo una ricerca fatta da noi in Banca Ifigest, nel quale parlavamo del mismatching che c'era fra i dati reali dell'economia e come ci si percepiva. Perché com'è possibile che un paese risolvia lato competitività se poi quindi anche le esportazioni, anche la produzione industriale in crescita, se queste cose poi non appaiono nel senso comune, perché molto probabilmente si guarda, diciamo, sempre le cose che non vanno e non si guarda le cose che stanno andando. Ecco, l'Italia oggi rispetto ad allora ha questi valori aggiunti più, li aveva prima del Covid, perché li ha costruiti nell'arco di un decennio tramite 2 fattori importanti: quello che Schumpeter chiama la distruzione creatrice, cioè dire chi è rimasto sul mercato ha le spalle più forti perché ha continuato a investire, perché ha fatto attività
di ricerca e sviluppo perché ha conquistato il mercato e perché un pochino lo Stato questa volta l'ha sostenuto. Mi viene in mente la cosa più interessante di tutte, il famoso Industria 4.0 che ha consentito a chi faceva investimenti di portare in detrazione ai suoi investimenti il 50% di importo investito, quindi ha stimolato gli investimenti. Tutta questa parte qui oggi l'abbiamo dentro di noi e il rimbalzo del PIL che stiamo avendo non è un caso venuto a caso, è perché c'è dietro una costruzione di anni sotto sommersi, in questo senso sommersi, c'è dietro questa costruzione e questi dati da vista vengono fuori e sono dati che forse se ne parla poco, si parla, si vede sempre il bicchiere mezzo vuoto e non si guarda mai la parte piena del bicchiere che sta crescendo. Grazie. Alessandro Viviani, che è professore di statistica. Ringrazio i tre relatori perché hanno portato cose che io sentivo in maniera diversa. Partiamo dal sommerso, mi è parsa il stato di lo stimolo che ha dato il professor De Lì. È vero, noi dobbiamo ringraziare il sommerso, però il sommerso non è soltanto quello che ci consente di superare alcuni momenti di crisi, perché studiando il fenomeno del sommerso nel tempo si vede che il sommerso non è un fenomeno anticiclico, non è quindi un fenomeno che si registra quando l'economia va male e quindi ci si rifugia nel sommerso, ma il sommerso in Italia è un problema patologico, quindi che va affrontato non con le caratteristiche di una risposta rispetto in termini di compiacimento anticiclico, quindi si fa quello perché non si può fare altro in quel momento, ma è proprio un elemento patologico. E devo dire su questo, tra l'altro c'è anche una notazione da fare, che in gran parte del sommerso rientra nei servizi e particolarmente nei servizi alla persona. Se pensate, voglio dire, che qualche anno fa, quando mi interessavo di queste cose, voglio dire, un punto percentuale di PIL, circa 13-14 miliardi, era riservato agli affitti in nero. Voglio dire, quindi da questo punto di vista ci sono molti elementi che ci suggeriscono questo. Non solo, ma il fatto di essere ammirati in questa tipologia di produzione faceva sì che la produttività di questi settori nel sommerso fosse più bassa di quella nell'emerso. E quindi, voglio dire, portava un ulteriore deficit alla crescita del nostro paese, se vogliamo. Quindi, oggi, il sommerso che viene, tante volte dalla è questa combinazione di patologia e di anticiclicità alla quale, voglio dire, per la quale nessuno ci mette le mani, perché non ci si mette le mani con la guardia di finanza, ci si mette le mani con le norme. Con le norme riguardano la possibilità, per esempio, di portare a detrazione le cosce che gli stracciatori e i patesi mettevano nella loro contabilità aziendale e che utilizzavano per le loro ganze, voglio dire, nei vari giri che avevano. Scusate l'espressione brutale, ma spero di essere chiaro. Quindi le norme che consentivano questo. E il problema anche è un problema di consentire ai procedimenti, diciamo, di osservazione del sommerso, ma anche attraverso procedimenti induttivi. Si può fare, perché l'agenzia delle entrate conosce tutti i nostri movimenti economici e finanziari, tutti. Quindi, voglio dire, il problema qual è? Il problema è che nessuno ha il coraggio di mettere in mano questo. E quindi neanche il PNRR, come il diavolo sarà, probabilmente riuscirà a mettere in mano questo, perché il meccanismo di interesse è qui sotto. E questa è un'osservazione. La seconda osservazione che voglio fare, sentendo le impressioni del professoressa Patesi e del professore Vannucci, Silvia, mio amico e collega qui accanto, di altra natura. Cioè, è vero che la nostra classe cosiddetta dirigente, in questo momento
si affanna su problemi che sono importanti, ma sono eterodiretti rispetto a quello del nocio del paese, cioè lo sviluppo del paese, che non si condensa soltanto nella variazione del PIL, ma si condensa in una variazione di molteplicità per grandezze che possono essere osservate, vista che le osserva, e di cui nessuno parla, perché non viene fatta niente a nessuno. Quindi abbiamo, dalla faccia di poi, abbiamo riferimento l'individuo piuttosto che la dimensione intermedia sociale, che è completamente fallita. Scusate questo inserimento sociologico, non fa parte del mio carattere, ma che di tanto a tanto. L'ultima cosa che volevo dire è questa, cioè questi non parlano di altro, cioè parlano di quello di cui sanno parlare, che fa effetto sui giornali, perché di altre cose non ne parlano, come ne parlavano altri politici in altri tempi. Ai tempi dello schermo bagnone c'erano, voglio dire, più di persone che ragionavano su queste cose, voglio dire, c'erano i Saraceni che avevano un'idea dello sviluppo del sud, poi voglio dire, c'erano persone che guidavano l'industria di Stato, quindi l'energia non era un meccanismo, i telefoni non era un meccanismo privatizzato, era gestito da un pubblico che governava questi fenomeni. Invece con la regolamentazione siamo riusciti a perdere sia la dimensione pubblica sia il servizio pubblico, abbiamo semplicemente la privatizzazione di tutto il resto. L'ultima cosa, scusate per l'assenza, perché è che manca anche una dimensione culturale. Vuol dire, i premi Nobel dell'economia vincono il premio Nobel perché sono bravi a trovare algoritmi per la massimizzazione dei derivati. Ma uno che abbia ripensato in termini di leve economiche quali sono in questo contesto globale, chi c'è? Vuol dire, siamo ancora ai rifacimenti di Keynes, siamo alle letture di economisti degli anni 30. Nei nostri economisti, il nostro dibattito economico su cosa si avvale, su quegli strumenti, appunto, che sono dei dati che poi servono per gli uomini di entrare nel bordo dei fondi finanziari internazionali e fare milioni a parate, oppure vuol dire serve una riflessione anche su questo. Dicevo il taggerismo, noi abbiamo trovato la dimensione individuale come la soluzione del problema, non esiste neanche una dimensione sociale minimamente. Ecco, da questo punto di vista non basta il PNRR, ci vuole anche studiare. Ricordo che quando ero giovane mi interessavo dell'attività politica, una volta si chiede, mi chiese a Terracini, allora esponente del PCC, ma come devo fare io per essere un buon comunista? Mi rispondo, studiare. E se ho un po' di tempo libero, studiare. Grazie. Scapperà qualche altra cosa. Il tema delle criptovalute sta avendo un impatto sempre più importante, soprattutto in quelli che sono i traffici illeciti, eccetera. Quindi tanta liquidità che prima era necessariamente sulle valute correnti si sta adesso trasferendo su questi strumenti finanziari. Quindi è un inseguimento che è bene cominciare a fare da subito. C'è un grande dibattito sulla moneta elettronica, sull'euro elettronico. Io penso che questo sia veramente, soprattutto per quanto riguarda anche le nuove generazioni, okay? Quindi sistemi di pagamento digitale, eccetera, io credo che ci voglia davvero un sforzo per andare incontro a queste esigenze, davvero lì forse un tema della digitalizzazione.
digitalizzazione è un tema che va affrontato, perché va messo davvero un gruppo di studio importante a livello quantomeno europeo per cercare di non farsi scappare questa gran pezza di economia. Questo davvero rimarrebbe tutto sommesso, perché su questi strumenti davvero non c'è finanza. Chiudo. Do un'indicazione su due tematiche molto separate, l'assistenza alle persone, le badanti polacche e il sommerso e la tracciabilità. Non mi capitava, a causa pandemia, di andare all'estero in questi ultimi mesi, anni, quindi non avevo bene l'idea di che cosa fosse successo, perché i progressi dal punto di vista di strumenti informatici di pagamento è stato molto rapido. Sono andato in Polonia, ve la faccio brevissima, in 8 giorni con mia moglie ho cambiato 50 euro e ne ho riportati 20 a casa di moneta polacca, perché hanno ancora lo zloty. Io ho l'impressione che quelle economie che ci hanno anche fornito manodopera a basso costo, per l'appunto anche servizi alla persona di un certo tipo, io ho l'impressione che sia l'ultima generazione che li offrirà l'Italia, perché io ho la netta impressione che un'organizzazione da un punto di vista economico, lasciando perdere tutto il contesto, come faceva riferimento la signora che ha detto da prima, tutto quello che riguarda diritti alla persona, cioè su alcune cose sono lontani anni luce da quella che è l'evoluzione a cui siamo noi, anche come dibattito. Però ecco che da un punto di vista economico e finanziario sicuramente stanno facendo dei passi in avanti, e l'impressione è che quella tracciabilità porterà a un certo tipo di spesa, a un certo tipo di spesa pubblica, e quindi probabilmente usciranno dalle secche in cui erano, forse in una maniera più solida e più robusta di quella che tocca a noi. Quindi, insomma, ecco, sul tema della finanza, è vero che sta aumentando il risparmio privato, quindi siamo arrivati proprio in epoca della pandemia a livelli pari a prodotti interni lordi di stati a livello di risparmio privato, però sta anche aumentando l'indebitamento sugli strumenti finanziari, quindi carte di credito, eccetera. Quindi rispetto all'esposizione finanziaria di 5-6 anni fa, abbiamo un'esposizione finanziaria di debito, ce l'ho anch'io, perché a fine mese, insomma, arriva alzata della carta di credito, e questa cosa sta aumentando. Quindi è vero che c'è grande risparmio privato che va verso una finanziarizzazione e non viene più ributtato nell'economia reale. Quindi credo che il PNRR è uno sforzo che deve fare, e se non lo fa Draghi, chi? Di riuscire a rendere fiducia al risparmio privato e cercare dei fondi, qualcosa che sia una sinergia pubblico-privato, di ributtare questa enorme quantità di risparmio privato a servizio dell'economia, perché se no i 200 miliardi finiscono rapidamente, i 15 miliardi che ci hanno dato entro il 2021, ho fatto un po' di informazione, sono andati in progetti tutti già in corso d'opera, quindi sembra una sorta di una tantum di regalia al milleproroghe di turno. Sono andati in aiuti, per l'amor del cielo, lecitissimi, agli asili nido, sono andati a incentivi fiscali, assunzione della pubblica amministrazione, quindi ovviamente tutte cose che in linea di principio sono giustissime e giustificatissime, ma non c'è niente di nuovo, cioè i primi 15 miliardi vanno così. Se ne cominciano anche a, come dire, investire in questo modo non rendicontato, come la professoressa Patesi ci ha illustrato in maniera, credo, davvero illuminante, cioè la rendicontazione dell'investimento pubblico deve essere fondamentale, perché se si passa un altro po' di mesi a non fare piani di sviluppo organico, credo che tutte queste rivoli in cui la spesa si può andare a incanalare, poi nell'arco di pochi anni quei 200 miliardi danno il contributo di PIL per quel che sono, ma non riescono poi a rialimentare una economia produttiva, e quindi poi ovviamente tutto il ciclo economico, che si conclude anche con i rientri verso lo Stato, e quindi il sommerso e quant'altro. Ti avvertono che è pronto il fresco promesso, però c'era ancora scritto Andrea. Sì, no, per breve, a margine Andrea Mucci. A margine dell'intervento di Delita, che io mi rendo conto che quando parla di sommerso parla di una cosa vecchia, che magari può sembrare anche questa. Il sommerso è veramente il problema di questo paese, perché qualche studio lo diciamo lo
inquadra in una cifra di 300 miliardi, il che significa che prendendo l'avvio dell'ottimo intervento di Emanuele sulla fiscalità che dovrà essere recuperata dallo Stato per fare conto alla spesa corrente, significa che una tassazione flat del 20, perché noi non ci possiamo chiedere, sarebbero già 60 miliardi di euro. Un paio di finanziari. Poi, ecco, all'interno del problema del sommerso c'è poi una forma di sommerso legalizzato che ha però una dimensione, mi rendo conto che non è più italiana, non è più europea, continentale, ma è mondiale, che è quello legato al grano alle multinazionali che detengono la distribuzione dei prodotti. Qui si arriva a una città come Firenze, che è nata nel commercio degli artigiani, e qui serve la politica, qui si arriva a spingere, perché quando chiede di rilanciare un intervento, cioè un ruolo pubblico di gestione, di governo dei problemi globali, sono questi, è la politica. E noi in questa fase ovviamente beneficiamo da una parte di una mancanza di scontro politico che ci permetterà di mettere, diciamo, ancora maggiormente in ordine i conti. Anch'io penso che non sono sfasciato in Marco Conti e penso che effettivamente per aver avuto 10 anni di austerità i nostri conti sono piuttosto buoni. Però è evidente, se la politica non riprende in mano i temi un pochino più spigolosi, ecco, quindi si viene a dire, io penso che banalmente se il reddito la multinazionale lo produce in Italia, in quanto la transazione, la vendita di beni o servizio avviene in Italia, il reddito deve essere tassato in Italia. Non può essere portato da un'altra parte. Questo vale anche per le delocalizzazioni che sono avvenute, i paesi membri che hanno fatto di una regolamentazione fiscale favorevole delle offshore europee, vanno con la Unione Europea, e naturalmente vale anche per, come diceva, mi sembra molto bene anche Emanuele nell'ultima parte del suo intervento, del problema dei paesi dell'est, membri. Non solo in termini di allineamento di quella che è la loro realtà di spesa pubblica, ma anche in termini di costo del lavoro, perché è evidente che molti stati membri hanno delocalizzato, penso alle grandi aziende dell'automobilismo, no, per quindi anche l'azienda, per non fare nulla, cognomi, insomma, hanno utilizzato il costo del lavoro basso dei paesi europei, dal quale poi i prodotti rientrano tranquillamente senza dazi. E questo è un dumping che poi è una parolaccia, vuol dire concorrenza sleale all'interno dei paesi membri. Quindi per dire che ci sono tutta una serie di temi che la politica italiana, i politici italiani, speriamo che siamo all'altezza, perché il discorso si fa troppo complesso, sia all'altezza di avere il coraggio di affrontare. Sono dei temi che secondo me portano alla riforma anche dell'Europa. Io spero la Francia e l'Italia in questa fase, con Draghi, con Mario Draghi, ma anche con Macron, che forse a questo momento ha molto bisogno di Draghi, più di quanto potrei avere bisogno di un premier italiano all'inizio del suo mandato, e possono rilanciare anche una sfida di riforma dell'Europa, e poi quella ci ha permesso di salvarsi, perché termino dicendo, qui è arrivata una variabile che non era prevedibile, è un virus. Se non arrivava questa variabile virus, certo che stavamo meglio, ma non si innescava quello shock che ha evidenziato la mancanza di una politica europea, una politica di gestione dei fenomeni globali, di cui l'Europa non può essere un attore che guarda perché il premier di turno in austriaco prende più voti, il nostro di destra prende più voti, se dice che l'Europa non funziona. No, l'Europa ha dimostrato che non solo ha funzionato, ma può adesso accelerare, e io spero che questa accelerazione naturalmente lo termini. Quando abbiamo fatto il convegno, io ho avuto un utilissimo contributo dal punto di vista dell'impresa, l'impresa poi fondamentalmente chiede sempre quei 2 o 3 punti. E tra questi ci deve essere anche una regolamentazione della concorrenza e un sistema politico sia più stabile. E questo passo sempre dall'Europa. Grazie. Grazie. Allora, questa è la nostra prima iniziativa di settembre e quindi la celebriamo con una piccola riflessione.